Well, Julia Phillips, who had produced Taxidermy, were going to produce Close Encounters, which was called something else at that time. Close Encounters was my title. And la cosa interessante è questa, che i due produttori che avevano prodotto Taxi Driver, che avrebbero dovuto produrre Close Encounter, Incontri ravvicinati, che comunque all'epoca non si chiamava Incontri ravvicinati, perché quello era stato il titolo che io gli avevo dato. I sort of based the script on the life of St. Paul, a man who had been persecuting or making fun of people who saw UFOs, but then sees one himself and becomes an evangelist. Allora, in realtà, è basato questa storia sull'Arca di San Paolo, un uomo che aveva praticamente perseguitato la vita di San Paolo. La vita di San Paolo, scusa. Sulla vita di San Paolo, l'uomo che era stato perseguitato, quest'uomo che aveva preso in giro e aveva ridicolizzato persone che sostenevano, affermavano di aver visto gli UFO, e che poi ne vede uno lui, e a quel punto diventa un evangelista. And Stephen didn't like the script. He didn't like the heaviness of the character, the kind of torment of the character. And a Stephen però la sceneggiatura non era piaciuta, perché non gli era piaciuta la pesantezza dei personaggi, non gli piaceva il tormento che i personaggi vivevano. And at the end of the film, the character leaves on a UFO. And I said to Stephen, I refuse to write the first man who leaves the planet Earth only to go to another solar system and set up a McDonald's. Alla fine del film, praticamente l'uomo saliva, se ne andava, lasciava la Terra su un UFO, e io dissi a Stephen, io mi rifiuto praticamente di scrivere una sceneggiatura dove il primo uomo che lascia il pianeta Terra va a finire in un altro sistema solare per creare, semplicemente per aprire un altro McDonald's. And Stephen said, that's exactly who I want. Quella è esattamente la persona che voglio. And I took it quite hard, because I had a lot of passion and feeling for that script. But once I had had this discussion with him, I realized that the collaboration could go no further. Però la presi male questa cosa, perché ovviamente io la sentivo profondamente questa sceneggiatura, ero molto appassionato, mi interessava molto, però dopo questo scambio, questa discussione, mi sono reso conto che la nostra collaborazione non poteva andare avanti.